Buongiorno, buon giovedì, ben ritrovati in questo nuovo video. Ragazzi, non è un buongiorno, non è che sia un gran buongiorno, visto che praticamente questi qua mi sta venendo male di braccia, a furia di fare così. Allora, prima di cominciare a fare di ricapitolare la serata di ieri e il nostro futuro, io mi chiedo una cosa: ma cosa è successo che vi siete fermati a scrivervi? Cioè, perché? C'è un motivo? Non vi piaccio più? Eh? Non vi piaccio più quello che dico? Come mai? Come mai? Vi siete fermati, ragazzi? Non va bene questa cosa, non va bene. Riscrivetevi al canale, lasciate un bel commento, lasciate un bel like, mi raccomando. Se siete d'accordo, perché commentate, però non lasciate né like e non vi iscrivete. Vabbè, se la vi. Allora, ieri sera abbiamo assistito a un ennesimo, vabbè, l'ennesimo no, dai, però al secondo trofeo delle merde, io le chiamo così. Però io ho visto alcuni addirittura avere il coraggio, perché ci vuole il coraggio, di sfotterli. Cioè, dire no, avete vinto le coppettine, festeggiate per una semifinale. Qualcuno già sa di chi sto parlando, ma ne ho visti parecchi, non ho visto soltanto quella persona lì. Vincete le coppette, festeggiate le semifinali. Ragazzi, ma quanti di noi farebbe a cambio? Quanti di noi? Non per essere loro, ma per vincere quello che hanno vinto loro. E poi in più li andate pure a sfottere, lasciando perdere poi ieri che la Fiorentina secondo me meritava anche i supplementari, però ragazzi, chi ha i fuori classe? Oggi sentivo Ciccio Graziani: ci sono le potenzialità per essere grandi e poi ci sono le grandi squadre vincono, insomma. Chi non vince ha le potenzialità per diventare grande, ma le squadre grandi sono quelli che poi alla fine alzano i trofei, e non c'è niente da fare, sono d'accordissimo su questo discorso. Sono una grande squadra, sì. Noi, mentre noi siamo lì a contare 5-3, possiamo prendere uno da 2 milioni. Questi qua, debiti, non debiti, bond, non bond, fallimenti, non fallimenti, in 2 anni hanno vinto 4 trofei. Non hanno vinto lo scudetto, va bene, l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, ma noi, quella, la nostra, è stata una parentesi, ragazzi, è stata soltanto una parentesi. Perché se questi qua, metti caso, Gesù Cristo quel giorno si mette storto il 10 di giugno, e questi qua vincono pure la Champions, cioè, ma come vi potete presentare l'anno prossimo? Io emigro, cioè io veramente cambio paese, ve lo giuro che cambio paese. Adesso non penso, perché comunque il Manchester City obiettivamente secondo me è di un'altra galassia. Ma se per puro caso questi qua dovessero vincere anche la Champions, la sostenibilità, cara società, ve la ficcate tutta su per il culo, tutta quanta, tutta di traverso. Perché lo sappiamo che a voi non ve ne frega un cazzo, ma quelli che stanno male siamo sempre noi. Stanno male, voglio dire, io ve l'ho detto. Cioè, per me vederli festeggiare e vedere come Superman quando vede la criptonite, uguale. Cioè, svengo, non li sopporto vederli festeggiare, io non li sopporto, non ce la faccio. Quindi direi anche basta adesso, direi anche basta. Vi volevo attaccare anche al discorso del mercato. Voi ancora non avete capito niente di cosa fanno questi qua. Siete ancora convinti che il Milan vada a prendersi Milinkovic-Savic? Ragazzi, ma ve l'ha detto una settimana fa che si poteva prendere Dybala l'anno scorso, e hanno preferito prendere De Ketelaer perché è giovane e non lo paghi tanto di ingaggio. E voi pensate che quest'anno vi prendono Milinkovic-Savic? Per quale motivo? Cosa deve essere cambiato? Cosa è cambiato nelle cose della società, della mentalità della società? Secondo voi cosa cambia? Levatevi dalla testa Milinkovic-Savic. Adesso un attimo che faccio inversione, è una cosa che non posso fare. Però levatevelo dalla testa, Milinkovic-Savic, ve lo dovete levare dalla testa. Noi ci possiamo prendere i Kamada. Noi ci possiamo prendere i Kamada a zero. Di sicuro andranno via Rebic, forse, sperando che vadano via Rebic e Origi. Dovremo rimpiazzarli. Secondo voi, Shaarawy a zero magari?
il Sharawi a zero, magari metto la firma adesso, ma il Sharawi a Milano non ci torna, ve lo assicuro, per le vicende vecchie. Adesso non sto qui a sputtanare, però si sa quello che girava su Sharawi, e vi posso garantire frequentava la città dove abito io, e non sono soltanto voci di corridoio, ragazzi, ve lo assicuro. Quindi il Sharawi pure al Milan, levatevelo dalla testa. Forse i Kamada, i Loftus-Cheek, secondo me questa società qui non li va a prendere, non li vanno a prendere, perché Loftus-Cheek è del 96. Quanti milioni prende? 4, minimo 4 al Chelsea, e 4 milioni e mezzo al Milan non li prende neanche Magnan, li prende Theo Hernandez. E secondo voi vanno a spendere 25 milioni di euro e gli danno 5 milioni di ingaggio a uno che secondo me rivale Loftus-Cheek, viene in Italia, fa la differenza? E secondo voi faranno una roba del genere? Voi questi qua ancora non avete capito come la pensano, cioè mi sembrate veramente che siete dei deficienti, non l'avete capito. Questi qua comprano giovani, voi siete convinti che facciamo un mercato da 100 milioni? Io no, contentissimo di essere smentito poi, cioè se vengono e spendono 100 milioni io non ci credo, sinceramente non ci credo che vanno a comprare i Milinkovic, i Loftus-Cheek, gli attaccanti che sentivo, vabbè, Arnautovic, ma voi pensate che l'anno prossimo tu vai a fare ancora i derby con Arnautovic e Giroud? Cioè, perché questi sono i nomi che ballano, cioè io agli Højlund, agli altri attaccanti che girano da 50-60 milioni non ci credo, e ve l'ho detto, sarei contentissimo di essere smentito. Se un domani viene Højlund, vabbè, se un domani venisse Højlund al Milan io sarei contentissimo, ma questa società qua, di vedere l'Inter che alza i trofei e di farci contenti a noi, i nostri capricci, non gliene frega un cazzo, ragazzi, non gliene frega un cazzo. È inutile che ogni volta ci pensate. Adesso sapete perché siete contenti che viene Kamada? Se viene Kamada, comunque è una roba, una trattativa che comunque sembra essere ben avviata, voi siete contenti perché comunque è la novità che piace, perché come giocatore Kamada, ragazzi, io l'assicuro, lo conosco, lo seguo non in particolare, però la Bundesliga io me la guardo sempre, l'Eintracht capita tante volte di guardarla, ragazzi. Kamada, ma tanto vale tenersi Brahim Diaz, ma io veramente io la penso così, cioè ragazzi, io la penso così, tanto vale tenersi Kamada e Brahim Diaz, non cambia niente, cioè non cambia niente, assolutamente niente. Non è l'upgrade che ci aspettiamo tutti noi tifosi sulla tre quarti, perché poi sull'ala destra cosa pensate di fare ancora un altro anno con Salemakers e Messias? Ci sono tantissime cose da fare, e andare a prendere Kamada, prendetelo, va bene, ma se no, perché già state dicendo che comunque Brahim Diaz torna a Madrid e noi non lo riscattiamo, giusto? Va bene, non spendete neanche i soldi neanche per Brahim Diaz, sono d'accordo a non spendere 30 milioni per Brahim Diaz, per carità, ma lo vai a sostituire con Kamada a parametro zero? Cioè ragazzi, io la situazione la vedo come al solito, la vedo come al solito. Per il Milan nel mercato è sempre un tabù, e sono anni che è un tabù, sono 3 anni che non fate mercato, cioè l'ultimo mercato serio che avete fatto è stato nel 2019, quando sono arrivati Valiteo, Leao, Bennacer, quello è stato un bel mercato, che sinceramente anche lì Teo era un'incognita, io lo conoscevo ma così una bestia non me l'aspettavo, Leao sappiamo quello che è diventato, erano tutte scommesse che poi hai vinto, Bennacer era retrocesso, ma quest'anno scommesse stop, cioè quest'anno scommesse basta scommesse, perché sennò ogni anno vediamo quelli che fanno così e noi che siamo qui come al solito a parlare dei rimpianti, a parlare di Salemakers e Messias, i Krunic. Ragazzi, mi sono rotto il cazzo, sinceramente, vedere questi qua che continuamente fanno così, mi sono rotto i coglioni. Oh, questa ve l'ho detta tutta. Scusate lo sfogo, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io vi saluto che sono arrivato a casa. Devo parcheggiare prima. Ragazzi, questa è la situazione, per come la vedo io. Ah, devo stare qua? Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi. Io vi saluto.
è stato bello. Un bacio, a domani.